tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere un unboxing di una cosa che ho ordinato e speriamo che sia intatta, perché ho visto che la confezione era questa qua. È arrivata in condizioni pietose e speriamo che il pacco interno sia intatto. Vediamo se è intatto e funziona tutto, se no ovviamente lo rispedisco indietro. Dovrebbe esserci, c'è la garanzia, dovrebbero averla registrata, comunque non si sa, però teoricamente c'è la garanzia, quindi andiamo a vedere. Il pacco che c'era dentro era questo qui. Dovrebbe essere un monitor è della ViewSonic 2K, c'è scritto. Aspettate che prendo, non so, qualcosa per... Questo andrà benissimo per aprire qua. Speriamo che l'interno sia intatto, che non ci siano pixel rotti, che non sia rotto e che sia tutto funzionante. In tal caso lo rimandiamo indietro, come appena detto. Ok, vediamo direttamente. Voglio cercare di non fare eccessivi danni. Ok, incrociamo le dita e speriamo che sia intatto. Ma che cavolo. Ok, è da tirar fuori. Non ho idea di come tirarlo fuori, sinceramente, raga. È un po' grandino, come vedete è un po' grandino, 32 pollici. Raga, non capisco se l'ho tenuto insieme da qualcosa, ma non capisco cosa. Ok, dovrebbe esserci. Ok, c'è questo pezzo che lo tiene. Ok, questo lo mettiamo da una parte senza rovinarla. Qui abbiamo il cavo di alimentazione, un HDMI che ci hanno fornito. Qui abbiamo le viti e una staff, un cacciavite, stranissimo. Una parte della base, una parte della staffa. Qui abbiamo la staffa, peraltro veramente pesante, quindi non dovrebbe, cioè dovrebbe far parecchio peso. Vediamo adesso come. Ok, l'ho aperto. Aspettate, facciamo una roba, apriamolo prima. Lo prendo e lo capovolgiamo così. Ok, è immenso, non pensavo, sinceramente neanche io non avevo capito quanto grande era. Sapevo che era grande, ma non pensavo così grande. Non sembrerebbe esserci grossi, cioè non sembrerebbe esserci grossi danni, non sembrerebbe essere danneggiato perlomeno il monitor. Raga, lo ribalto di nuovo perché non riesco a tirarlo fuori. E prima ce l'avevo fatta. Ok. Piano. Ok. Devo solo capire com'è chiuso e soprattutto dove, da dove è chiuso. Ok, sembrerebbe essere chiuso da... Ah, da qua davanti. Ok, aspettate, piano. Andiamo piano, A parte che è congelato. Ma vabbè, dettagli.
Ok, non sembrerebbe avere danni strutturali. Non sembrerebbe. C'ha la pellicola sopra, ovviamente, ma la tolgo dopo aver essermi assicurato che sia tutto funzionante. Sembrerebbe intatto. Cioè, guardate quanto. Cioè, guardate, è fighissimo. Aspettate, non ci sta neanche in tutta la videocamera. Ok, allora, sembrerebbe tutto a posto, che funzioni, c'ha anche le sue casse integrate e non si sente malissimo. Adesso perché me ne passa di qua, non lo so. Si vede bene per quella. Ho aperto comunque il video sbagliato, non voglio spoilerarmi troppo per il prossimo video che uscirà. Comunque, sì. Audio creato e quando mi devo guardare il film lo passo. Passo l'audio da questo a quello lì che è collegato alle casse e quindi si sente un volume più alto per quando sono a letto distante. Adesso, comunque, ho visto non ci sono problemi di pixel. La cosa che non capisco, c'è un po' disattivata, boh, vabbè, non questo è l'uno, questo qua è il due, il secondo che mi fa quello che mi permette di passare di qua, dal di qua, da questo qui a questo, ma una cosa che non capisco è perché quando avrò qualcosa me lo apre di qua. Io lo voglio di qua perché mi apre la roba di qua. Vabbè, comunque, ok, probabilmente le app che ho chiuso di là restano di là, cioè le applicazioni che ho chiuso di là restano di qua, mentre quelle che ho aperto di qua e ho lasciato di qua rimangono di qua. È una cosa molto utile che così se apro so già che ho spostato di là e basta. E niente, adesso andiamo a fare una cosa molto divertente, che è la roba più bella in assoluto, che è rimuovere la pellicola che c'è davanti. Ma solo questa la pellicola, ma state scherzando? No, qua sopra c'è un'altra pellicola, sinceramente. Ma ce la lascio perché questo effetto leggermente opaco è molto bello. Mi piace perché non affatica, comunque bello l'effetto satinato che piace a me, piuttosto che averlo lucido, liscio, è una cosa fantastica. Dovrebbe funzionare tutto, vi farò sapere più avanti comunque nelle serie, e si vede bene, non ho visto pixel bruciati, qua non vedo, raga. E cavolo, raga, è sparito sotto, sparisce sotto, ah ma succede anche qua, raga, cos'è questa storia, no? Questa non la sapevo, sinceramente, ve lo dico, non la sapevo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, niente, questa è la nuova configurazione, con questo qua principale che mi permette di fare un casino di roba, è un 2K, la risoluzione ci dice che che risoluzione. Risoluzione. Ci dice che è velocità di aggiornamento 60-75 Hz, mettiamo e applichiamo. Ok. Va benissimo. Comunque, a posto così, ragazzi. Allora, vi faccio vedere quanto è sottile, se riesco, vediamo. Ok, sgancio un attimo il connettore. Cioè, guardate la sottilezza tra questo, che vabbè lì c'è la componentistica elettronica, quindi la parte più spessa, e questo qua di quello di una volta vecchio. Cioè,
una notevole differenza. Video è tutto, questo video unboxing è tutto. Spero che comunque adesso controllerò in fase editing, spero che si sia visto non sia stato tagliato, perché sinceramente non ho videocamera girata, quindi vedo per avere una visuale più ampia. Comunque non dovrebbero esserci problemi. Io vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like e condividere il video se vi è piaciuto, lasciare tanti like. L'ho già ripetuto, ogni volta che confondo sbaglio succede. E da noi